Eccomi qui. Voi adesso vi aspettate da me. Il mio pezzo. Il mio monologo. Siete lì comodamente seduti e io qui in qualche modo vi devo intrattenere. Ma voi lo sapete cosa c'è dietro un monologo? Cosa c'è dietro la preparazione di un monologo per un attore? Prima di tutto vi dovete trovare un autore bravo che ve lo scriva. E con il lanternino dovete andarvelo a cercare. E ammesso anche che voi riuscite a trovarlo, l'autore, dovete convincerlo a scrivervelo. Vabbè, ve lo scrive. Poi ve lo adatta, poi lo accorcia, poi lo allunga, poi lo strappa, lo stressa, poi lo prende, lo riscrive un'altra volta, lo taglia, poi fa una bella pallottola di carta e la butta nel cestino. Poi lo riprende, lo riscrive, lo ritaglia, poi prende un bel pezzo di Shakespeare e lo cambia, lo umilia, lo stressa, lo distrugge. Però alla fine ce l'hai. Il suo monologo. Bello. Carino. Passabile. Vabbè, ora devi memorizzarlo questo monologo, no? Facile, facile. Lo leggi una volta, due volte, tre volte, quattro volte, lo leggi ancora, e mentre sei lì, che sei nel pieno della concentrazione, arrivano mille distrazioni che ti portano ogni volta a ricominciare da capo. Però alla fine ce la fai! L'hai memorizzato, brillante, scoppiettante, pieno di colori, di ritmo, di un'atmosfera tenerosognante, poetico. E poi va la coda di veleno, la botta di satire, battute, battute, funzionerà! Pubblico, sarai mio! Ma dov'è il mio monologo? Qualcuno ha visto il mio monologo? Non si sa. Dov'è il mio monologo? Non me lo ricordo. L'ansia, oh l'ansia, che ansia. La memoria, la mia concentrazione. Io gente, io ho la prima parola, poi collego la seconda, la terza. Ma che è? Oddio, oddio, un brufolo. Oddio. Oddio, non me lo ricordo. Un brufolo, no. Oddio, non me lo ricordo. Brufoli, ringrazio. Domani c'è il provino e poi basta, signori, basta. Io non ce la voglio. Oggi il monologo non lo faccio.